a tutti da Gianluca Virgillito e dalla redazione di Antenna 1 Notizie. Trapelano le prime news relativamente alle nuove misure anti-Covid-19 che dovranno essere decise dal governo Draghi. Il sistema a fasce verrà mantenuto. Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l'obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Questo sarebbe quanto detto dal ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini in apertura del meeting in videoconferenza con le regioni e con gli enti territoriali. Novità per il governo nazionale e anche alla regione siciliana, il servizio di Santo Spartano. Nominati 39 sottosegretari, lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri. Sono 4 i siciliani che fanno parte dei 39 del governo Draghi. Giancarlo Cancellieri, Infrastrutture e Trasporti, Barbara Floridia, Istruzione, Manlio Di Stefano, Esteri e Cooperazione Internazionale e Giorgia Mulè, Difesa. Cambiamenti anche nella giunta della regione siciliana. Musumeci nomina Daniela Baglieri, nuovo assessore all'energia del governo. La docente dell'Università di Messina, già presidente della società di gestione dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania, subentra al posto di Alberto Piero Bon, che ha rassegnato le dimissioni. Santo Spartano, Antenna 1 Notizie, per Bella. Modifiche al traffico stradale di Palermo e gravi disagi. I restringimenti sul ponte Corleone, stabiliti dopo la relazione dei vigili del fuoco che evidenziava rischi di crollo per l'infrastruttura, hanno provocato incolonnamenti e code. La relazione dei pompieri è stata inviata anche in procura. Collegamento ferroviario tra Messina e l'aeroporto di Catania, prossimo a diventare reale. Maria Grazia Spartano. Questo dovrebbe diventare realtà, il collegamento ferroviario tra Messina e l'aeroporto di Catania. Un servizio che si aspettava da anni e che sembra, dal prossimo 13 marzo, vedrà finalmente l'esordio. Un collegamento che da sempre abbiamo considerato strategico e fondamentale per il comprensorio messinese, per il quale l'aeroporto di Reggio Calabria purtroppo non è mai diventato l'hub di riferimento. Lo ha riferito il segretario generale Ultra Trasporti Messina, Michele Barresi, che definisce il collegamento un uovo di Colombo che diventa realtà anche in Sicilia. Il treno non deve rappresentare una sostituzione degli attuali importanti collegamenti bus da e per Fontana Rossa, che sono una realtà importante da tutelare anche in chiave occupazionale, ma realizza un'integrazione e un'alternativa vettoriale con un incremento dell'offerta che non può che favorire l'utenza sia in termini di mobilità che di tariffe. Gli attuali treni regionali veloci che collegano la città peloritana e la struttura aeroportuale Etnea impiegano circa un'ora e 30 minuti, una tempistica, spiega Barresi, comunque a oggi già competitiva con un trasporto su gomma. La vera scommessa si giocherà sulla frequenza dei collegamenti, ma anche sulle tariffe. Oggi il biglietto ferroviario per la tratta Messina-Catania costa 8,40 euro, ma occorre rimodulare l'offerta commerciale con specifiche corse dedicate al servizio per l'aeroporto a costi agevolati, come già accade in tante altre realtà analoghe del resto d'Italia. Maria Grazia Spartada, Antenna 1 Notizie, per Bella. Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato la delibera sul fondo perequativo degli enti locali per le agevolazioni straordinarie relative alla Tari 2020, ideate per contrastare la crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. La somma spettante al Comune Etneo è di 13.104.707,62 euro. La cifra è stata stabilita dall'intesa dell'ente con la regione siciliana. Conclusa l'attività eruttiva dell'Etna, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo ha comunicato che alle ore 11.25 l'attività eruttiva al cratere di sud-est si è conclusa. Le colate di lava non sono più alimentate, i fronti della colata più lunga in Valle del Bove sono in raffreddamento. TikTok chiuso per Ornella Zocco, influencer 48enne di Lentini accusata di istigazione al suicidio dopo aver diffuso sui social video in cui svolgeva challenge pericolose. La polizia postale ha oscurato il profilo della donna dopo il sequestro preventivo disposto dal GIP di Firenze. Tante le pubblicazioni considerate dagli inquirenti rischiose per l'incolumità degli utenti del social, soprattutto per i più piccoli. E per il momento è tutto da Gianluca Virgillito, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Il meteo. Il meteo. Sponsor by 100% parrucchieri a Tremestieri Etneo, via Nova Luce 5. Bella Radio. Bella Radio. Le previsioni meteorologiche in collaborazione con Trebi Meteo.
Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione continuerà a determinare condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato, con sole infatti protagonista. Cieli ovunque sereni e clima primaverile con massime anche fino ai 20 gradi. La ventilazione sarà debole e variabile, con mari in prevalenza calmi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.